Ciao a tutti da Vittorio, un ringraziamento particolare agli abbonati del canale che vedono questo video con una settimana di anticipo. Grazie a tutti gli abbonati, siete importantissimi per me e quindi vi ringrazio con questo video in anticipo e quando faccio il video delle 5 con un po' di anticipo ve lo rendo disponibile in anteprima a voi e poi alle 5 diventa disponibile a tutti gli altri views. Se vi piace il canale, se volete sostenermi, beh, pensate ad abbonarvi. Ripeto, gli abbonamenti sono 99 centesimi al mese o 2 euro al mese, dipende dal livello, quindi veramente pochissimo, ma mi date un contributo per continuare a crescere e continuare a fare sempre più video. A proposito di video, questo video è a proposito di alcuni cambiamenti che spero abbiate già visto sul canale. Un annetto fa vi avevo detto che ero partito con un altro canale su YouTube chiamato Calcio d'Angolo dove volevo fare video extra Lazio perché il mio background di giornalista sportivo, comunque di persona che ha lavorato per 20 anni nel mondo dello sport, era quello. Insomma, sicuramente sono appassionato della Lazio e mi piace fare video della Lazio, ma tra virgolette mi sentivo un po' stretto nel fare solo video sulla Lazio. Avendo esperienza più ampia, mi piace ogni tanto affrontare tematiche fuori dal mondo Lazio. Per questo avevo aperto il canale Calcio d'Angolo, un po' perché parlando di argomenti non Lazio all'interno del canale mio, questi contenuti venivano penalizzati da YouTube, dall'algoritmo di YouTube e un po' perché alcuni di voi che vogliono solo argomenti Lazio non guardano questi video, per cui ho provato ad aprire un altro canale. Purtroppo YouTube non ti aiuta quando vuoi lanciare un nuovo canale e onestamente è sempre più difficile partire da zero con un nuovo canale, ci sarebbero voluti investimenti non solo dal punto di vista tempistico, ovvero prendere tempo per fare più video al giorno, ma anche dal punto di vista economico per promuovere verosimilmente questo canale, cosa che al momento non mi posso permettere. E quindi da un paio di settimane ho deciso di riportare i contenuti extra Lazio all'interno del mio canale principale. Questo senza togliere spazio agli altri contenuti della Lazio. Per cui, non so se avete visto, praticamente ho ampliato il numero di video al giorno che produco su questo canale. Alle 8 c'è il video della mattina, Lazio Morning, come volete chiamarlo. Alle 2 c'è il secondo video sulla Lazio e alle 17 c'è il terzo e ultimo video sulla Lazio. Di solito sono argomentazioni varie, quello delle 8 di solito è una riflessione, alle 2 una notizia, alle 5 un approfondimento o notizie di calciomercato. Bene, oltre a questi tre video giornalieri che continueranno così almeno fino all'estate, poi vedremo se quando andrò via avrò tempo per continuare a produrre tutti questi video. Ho aggiunto uno slot alle 12 dove faccio un video extra Lazio. Poi magari un collegamento con la Lazio c'è sempre, ma un video che non riguarda direttamente la Lazio. Questo perché volevo un po' ampliare il mio panorama, perché volevo discutere di argomenti anche extra Lazio. Sempre con la solita cosa, no? Cercando di essere più obiettivo possibile, cercando di documentarmi il più possibile, cercando di portarvi notizie non faziose, il più obiettivo possibile e cercando di darvi una informazione chiara e precisa. Per cui avete visto che da un po' di tempo alle 12 c'è un video extra Lazio. Ecco, vi informo perché spero che questo nuovo prodotto vi piaccia e magari se volete notizie non solo della Lazio, potete venire sempre sul mio canale a trovare questi video. Se possibile, guardatelo perché l'algoritmo di YouTube è un po' stupido. Se vede che il video non è visto, non lo fa vedere praticamente più a nessuno. Quindi vi chiedo di farvelo ved di vederlo almeno all'inizio, i primi video, così mi date la possibilità di ampliare il mio pubblico. Anche perché, ovviamente, se parlo solo di Lazio, il mio pubblico è limitato. La Lazio non è la squadra più seguita in Italia né nel mondo, e quindi se parlo solo di Lazio rischio di avere un pubblico abbastanza chiuso, bloccato. In più, lo sapete, ne abbiamo discusso spesso, purtroppo l'ambiente Lazio è molto frazionato, no? Ci sono gli antilotitiani, ci sono i prolotitiani,
Ci sono quelli che non vogliono Immobile, quelli che non volevano Sarri, eccetera, eccetera. E quindi magari qualcuno della Lazio non vede il mio canale perché dice che io sono un anti-lotitiano, o non vedono il mio canale perché dicono che io difendo Tudor, eccetera, eccetera. E quindi sto provando un po' anche ad ampliare il pubblico, andando a prendere quei tifosi di altre squadre o semplicemente appassionati di calcio che vogliono magari un video non fazioso, non fatto dal tifoso della propria squadra del cuore, ma da un esterno che magari dà un'idea, un profilo, un'analisi diversa da quella che farebbe un tifoso di Inter, Milan, Juve o di chi trattiamo. E quindi sono partito con questo nuovo format, con questo nuovo video alle 12. È un impegno importante perché significa che passo a 4 video al giorno, per cui sicuramente in termini di tempo è un impegno in più, ma spero che questo porti i risultati, spero che questo nuovo prodotto vi piaccia. E quindi vi volevo comunicare questa nuova operazione, quindi 4 video al giorno, uno alle 8, uno alle 12 non Lazio, poi alle 2 un altro video sulla Lazio e infine alle 5 il quarto e ultimo video della Lazio. Andremo così almeno fino al 30 giugno, poi vedremo, anche perché ve lo annuncio, quest'estate dovrò andare in Inghilterra per un po' di tempo, non so quanti video riuscirò a fare dal Regno Unito. Però fino alla partenza credo che continueremo così, sperando che ci siano notizie importanti, soprattutto di calciomercato della Lazio. Però volevo annunciarvi questa nuova iniziativa, spero che vi piaccia, vi chiedo il sostegno se possibile, quindi alle 12 venite sul mio canale a guardare il video e magari condividetelo con amici non laziali e chiedetegli che cosa ne pensano e magari si possono iscrivere anche loro al canale. Grazie a tutto del vostro sostegno e noi ci rivediamo prossimamente sul canale. Grazie.